Bene, vediamo in questo video Narcisista, 15 segni, il più spaventoso dei manipolatori. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E mi raccomando, se ti va, fai donazioni al canale. Fai donazioni al canale. Bene, e veniamo al tema. Narcisista, 15 segni, il più spaventoso dei manipolatori. Ora, che sia narcisista, che non sia narcisista ufficiale, diagnosticato, eccetera, questo non lo saprai mai. Perché mai e poi mai andranno da uno psichiatra a farsi una diagnosi. Mai e poi mai. Te lo diranno eventualmente, lo sapessero, quindi insomma, eccetto forse qualcuno, ma al di là di questo, quindi tu devi osservare i comportamenti e se noti questi comportamenti significa che sono spaventosi manipolatori e te li devi togliere dai coglioni, togliere dai coglioni rapidamente. E ci sono 15 segni che ti fanno capire che hai a che fare con un manipolatore o una manipolatrice, perché poi diciamoci la verità, i narcisisti sono anche donne, non si tratta soltanto di uomini, sono anche donne. E quindi è importante che cogli tutti questi elementi per toglierti dei coglioni al più possibile. Allora, quali sono i segni, i 15 segni del più spaventoso dei manipolatori? Beh, il primo segno è che si danno un'importanza personale eccessiva. Pensano di essere chissà chi, pensano di essere, come dire, padre eterno, no? Hanno una sorta di delirio di onnipotenza. Magari sono delle merde, non valgono niente, ma si credono. Ma anche su cose in cui non hanno successo si presentano, si pongono come se avessero un successo della Madonna, come se avessero una forza, come se avessero un successo micidiale. Invece non ce l'hanno, invece non hanno nessun successo. E questo devi tenerlo presente, è un fatto che credo che sia un fatto fondamentale, basilare. Devi tenere presente queste situazioni. E i narcisisti hanno questa situazione, insomma. Diciamo, hanno un eccesso di importanza personale. La seconda è hanno una fantasia costante sul loro successo. Ma è una fantasia, perché dico, ah, io farò questo, io farò quello, io non lo so, avrò qua, avrò là, e poi non c'hanno un cazzo. Diciamoci la verità, e poi non hanno un cazzo. Questo è un'altra situazione, un altro fatto che devi prendere in considerazione, molto importante anche questo, e dobbiamo tenerlo presente. Bisogna tenere presente anche questa situazione, quindi devi renderti conto che anche questo fatto è comunque importante. Devi riuscire a portare avanti una situazione di questo genere, perché è molto importante. E poi un'altra cosa è che diciamo, credono di essere speciali. Certo, ognuno di noi da un certo punto di vista è speciale, ma loro hanno questo delirio, insomma. Quarto punto, bisogno costante di ammirazione. Bisogno costante di ammirazione. E quindi si nutrono proprio di questo. Hanno necessità di essere ammirati. Toglili l'ammirazione, levali, buttali nella stalla e questo li manderà in tilt. E poi si sentono in credito con tutti, cioè pensano che tutte le persone siano in debito con loro. Cioè, anche se non fanno un cazzo, pensano questo, hanno una visione completamente distorta della realtà. E poi, ovviamente, questo è tipico dei manipolatori, usano gli altri per i loro scopi, cioè cercano di manipolare. Manipolare vuol dire portarli dove loro vogliono che vadano. Quindi non gli frega niente che per gli altri potrebbe essere una situazione negativa, una situazione nefasta. No, loro vogliono questo. Usano gli altri per i loro scopi, che è l'essenza, se vogliamo, della manipolazione.
E il settimo punto è la mancanza di empatia, cioè non riescono a percepire quello che gli altri provano, non riescono a percepire quello che gli altri emotivamente provano. Per loro ha più valore una loro unghia incarnita, che ne so, di un problema cardiaco di un'altra persona. Hanno questa cosa qua. Ecco, poi un'altra cosa proiettano sugli altri. Loro sono gelosi e convinti che gli altri li invidiano, mentre in realtà sono loro che invidiano gli altri. E questo è il concetto, no? Proiettano sugli altri, ah, tutti mi invidiano, tutti mi invidiano, quelli che dicono tutti mi invidiano, sono loro che invidiano gli altri. Sono loro che invidiano gli altri. Questo tienilo presente, questo comportamento è, come dire, lungimirante, fa capire questo. E poi, come nono punto, hanno un comportamento arrogante, hanno un comportamento altezzoso, hanno un comportamento vanitoso, hanno un comportamento egocentrico, altra caratteristica fondamentale, altra caratteristica basilare, altra caratteristica che inchioda i narcisisti. E come decimo punto hanno un'autostima fragile, perché sono persone fragili, diciamo così. Sono persone fragili, sono persone eppure, come dire, si credono chissà chi, sono dei giganti con i piedi d'argilla. Questo è un fatto fondamentale, giganti con piedi d'argilla. E poi hanno, come dire, si credono innocenti, quando invece sono pieni di colpe, cioè loro sono sempre innocenti. La colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è sempre di qualcun altro e loro non c'entrano mai niente, loro non hanno mai e poi mai nessuna colpa, sono totalmente eteroattributivi. E il dodicesimo punto, hanno un'esigenza di vendetta, hanno un'esigenza di vendicarsi delle altre persone, questo per una rabbia che hanno dentro, una rabbia compressa, forte, manifesta dentro di loro. E come tredicesimo punto, che è un punto fondamentale, sono sempre, come dire, minacciosi, hanno sempre come dire, una voglia di aggressività, passivi aggressivi sono, passano dall'esaltarti al cambiano spesso anche umore. Hanno questa caratteristica. Quattordicesimo punto, fanno gaslighting, cercano di squalificare, squalificano gli altri. E tu non hai capito, e tu non hai detto questo, e io non ho fatto quello, e io non ho detto quell'altro. Hanno questa cosa qua. E il quindicesimo punto è, utilizzano il sesso per controllare, non per piacere, non per, ma il sesso diventa uno strumento di controllo delle altre persone. Quindi se loro capiscono che ti possono controllare attraverso il sesso, lo utilizzano. Non diventa un dono, non diventa un piacere, ma diventa uno strumento di controllo. E questa è una caratteristica fondamentale con il libertino tromba per il piacere edonistico. Loro no, loro non proveranno neanche piacere, forse. Lo fanno soltanto per poter controllare attraverso il sesso. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E mi raccomando, iscriviti al canale attivando la campanella.